Io credo che l'unico motivo per fare arte, l'unica cosa che può spingere qualcuno a fare arte, se non è folle, è l'urgenza. Se non c'è urgenza, non c'è motivo. Per me l'iconoclastia è un grande paradosso. Mi interessa moltissimo quello che riguarda l'assenza dell'immagine, perché in qualche maniera è quasi come se fosse più importante quello che non c'è rispetto a quello che si vede. Quando lo spettatore, l'ascoltatore entra in relazione col mio lavoro, lì il lavoro avviene. A me gli occhi è la frase del mago, in qualche maniera. Il prestigiatore che ti mostra una cosa, cerca di portare la tua attenzione in un punto in modo da fare un trucco dove tu non stai guardando. A me gli occhi, richiami l'attenzione e finisce tutto lì, poi niente succede. È come se la magia fosse un eterno potenziale che però non avviene mai. Di solito parto più da un concetto che da una pratica. Parto da un'idea e cerco il modo migliore per realizzarla. In realtà non so ancora assolutamente niente di quello che sto facendo, dove sto andando, qual è il percorso, qual è la linea. Le spinte che ho seguito e che seguo sono soprattutto spinte interiori. Non mi è chiaro, ma spero che non lo sia mai, esattamente dove voglio andare o che cosa voglio fare specificamente nel lavoro. L'arte in generale, secondo me, ma il mio lavoro, non vorrei, almeno non avesse mai, non desse mai risposte, ma aprisse solo interrogativi.